A Cavaccio Pestum è iniziata la novena in onore di San Vito e siamo in compagnia del parroco Don Donato Orlando che ci illustrerà il programma dei relativi festeggiamenti. Oggi è iniziata la novena in onore di San Vito, il primo giorno. Stiamo appena rientrando in questo momento dalla visita alla prima realtà della nostra comunità che vogliamo visitare in questo tempo di pandemia. Infatti quest'anno ogni sera saremo in un quartiere della nostra cittadina per poter portare una parola di speranza, una parola di amore. E portiamo con noi un'immagine, una piccola immagine del nostro santo patrono, perché come tutti ben sanno, per le regole e le restrizioni è impossibile fare delle processioni, cioè portare in giro le statue dei santi. Portiamo un'immagine, celebriamo l'Eucarestia, confessiamo, preghiamo insieme. Soprattutto il tema di questa novena è incentrato sulla famiglia, sui giovani, i bambini, i fidanzati, le famiglie, i poveri, le vocazioni. Tutte queste realtà hanno a che fare con il tema della famiglia, che noi quest'anno stiamo seguendo nella nostra comunità in maniera speciale. È tutto un anno che già era iniziato prima della pandemia, ecco, questa attività pastorale incentrata sulla famiglia. E nemmeno con la pandemia ci siamo fermati, perché abbiamo continuato sulle piattaforme a lavorare per la famiglia, il rosario insieme a tutte le famiglie, delle catechesi rivolte alla famiglia durante anche il tempo di Pasqua. E anche la festa del Santo Patrono, nonostante queste piccole restrizioni, noi stiamo continuando questo discorso. E devo dire la verità, soprattutto questa sera siamo rincuorati perché abbiamo una ottima corrispondenza dalla gente che ci accoglie con tanto entusiasmo e con tanta gioia. Martedì 9 giugno ci sarà la giornata di preghiera per le famiglie e la Santa Messa della sera alle 19 sarà nel quartiere in via Carlo Alberto dalla Chiesa. Mercoledì 10 giugno una giornata di preghiera per i poveri e di solidarietà. La Santa Messa serale, sempre alle ore 19, sarà celebrata presso la stazione di Capaccio Rocca d'Aspide. Giovedì 11 giugno, la giornata di preghiera per le vocazioni. La Santa Messa della sera sarà celebrata presso le case popolari in via Magna Grecia. Venerdì 12 giugno ci sarà una giornata mariana. Alle ore 19 ci sarà la Santa Messa presso il Santuario Diocesano Madonna del Granato. Quindi saliremo su al Calpazio e faremo anche un piccolo pellegrinaggio per ringraziare la Madonna, perché Capaccio fino adesso ha avuto un dono particolare. C'è stato un solo caso che tra l'altro non ha contagiato nessun altro. Quindi è un caso isolato che per motivi di lavoro c'è stato il contagio, ma non qui in città. Quindi qui nella nostra cittadina non c'è stato, a parte questo, nessun altro caso. Quindi andremo a ringraziare la Madonna per questo dono così bello. Però non cantiamo vittoria, certamente, in anticipo. Quindi manterremo le norme di sicurezza al massimo, come già abbiamo fatto, e pregheremo la Madonna che ci aiuti anche per il futuro. E quindi avremo questa bella celebrazione, questo pellegrinaggio, anche se in forma privata. Tutte le persone si raduneranno lì al santuario alle ore 18:30 e alle 19 ci sarà la Santa Messa. Poi sabato 13 giugno, giornata di preghiera per gli anziani e gli ammalati. La messa serale, sempre alle 19, sarà presso le case popolari in via Fornilli. Domenica 14 giugno, la giornata eucaristica, perché la solennità del Corpus Domini. Ci saranno le messe di mattina, come al solito, qui in chiesa e poi la sera in piazza, davanti alla chiesa, l'esposizione dopo la messa, che sarà alle 19, ci sarà l'esposizione del Santissimo Sacramento e una preghiera prolungata di una mezz'oretta al Santissimo esposto e al termine chiuderemo con la benedizione eucaristica a tutti i presenti e a tutta la città. Questo in piazza Santini. E il 14 è anche la vigilia della festa, perché la giornata tradizionale della festa del nostro santo è il 15 giugno, festa di San Vito, patrono della parrocchia che vediamo qui alle nostre spalle e di tutta la città di Capaccio Pestum. Ci saranno le sante messe alle ore 8, alle 9:30, alle 11:30 in mattinata,
e poi la sera alle ore 18:30 il Santo Rosario qui in piazza, e con le norme che il Vescovo proprio oggi ci ha precisato in una lettera a tutta la diocesi, proprio leggevo che è possibile, ecco, portare l'immagine del santo, quindi la statua di San Vito, qui all'esterno e celebrare la messa con tutti i presenti, tutti coloro che accorreranno. Noi metteremo già con il comune, ci stiamo organizzando per mettere le sedie distanziate a norma di legge, e le celebrazioni esterne possono vedere anche la presenza di 1000 persone, non penso che arriveremo a quel numero, quindi ci sarà tutta la possibilità di unirsi a questa celebrazione eucaristica della sera, terminata la quale qui in Piazza Santini ci sarà un discorso del sindaco a tutta la città, accenderà la lampada davanti al santo, un omaggio floreale, e poi alla fine tutti i presenti potranno personalmente salutare l'immagine del santo, e così trascorreremo la serata. Finché c'è ancora qualcuno che vorrà salutare San Vito, noi saremo qui finché poi non lo riporteremo in chiesa, e questo è il programma della festa. Come dicevo poc'anzi, presso i Palazzi 40, è una festa che non prevede momenti civili di festeggiamenti, e questo ci ha dato la possibilità di concentrarci particolarmente sull'aspetto spirituale, sulla fede, la preghiera, la devozione al santo. Infatti insieme a Don Orlando, il mio viceparroco, abbiamo fatto quest'anno un inno nuovo al santo. Abbiamo preso un testo preesistente, che già era esistente nella liturgia, lo abbiamo musicato. Abbiamo realizzato un inno molto bello che lascerà negli archivi di questa parrocchia, nella devozione del popolo, come inno composto nell'anno 2020, quando ci fu la pandemia. Ecco, insieme all'inno nuovo che stiamo proponendo in queste sere, Don Orlando in maniera particolare, con episodi della vita del santo e delle preghiere, delle formule che abbiamo creato noi, abbiamo creato una coroncina in onore di San Vito, che tutti potranno vedere sul canale YouTube della nostra parrocchia. Quindi non facciamo manifestazioni esteriori, però ci siamo dati da fare per fare delle cose molto carine, per coinvolgere la gente nel discorso della devozione, della vita spirituale. Colgo l'occasione della vostra emittente per salutare tutti e invitare tutti a partecipare a questa festa spirituale e a vivere insieme questo momento di grazia del Signore, non solo per la nostra città, ma per tutti coloro che qui vorranno accorrere. Grazie. Vivremo una festa all'insegna della sobrietà, non sarà una festa come gli altri anni, ma questo non toglie il fatto di poter mettere al centro quello che è la vera origine delle feste, delle patronali. In modo particolare riscopriremo l'origine di queste feste, e particolarmente ci è data l'opportunità di poterla vivere maggiormente in famiglia, e scoprendo quelle che sono le relazioni familiari e lo stare insieme con i nostri parenti e amici, anche se in un modo del tutto particolare ed eccezionale rispetto agli altri anni. Sarà una festa sicuramente durante la quale ci mancheranno anche eventi come per esempio la processione, che non sarà fatta, ma vivremo questi eventi, queste celebrazioni anche nei portali televisivi o sui social, YouTube, Facebook, per arrivare un po' a tutti, maggiormente alle persone anziane e alle persone che appunto sono a casa e non possono uscire. Quindi il nostro fare festa quest'anno è appunto un modo per poter riscoprire quello che è il vero senso della festa, lo stare insieme. Infatti nella preparazione alla festa giriamo un po' per i vari quartieri, mettiamo al centro la celebrazione eucaristica, che è il centro, è la fonte e il culmine della vita cristiana. Cosa auguro a questa comunità? Di poter riscoprire le relazioni familiari all'insegna, ecco, dell'esempio dei santi Crescenzia, Modesto e San Vito, che come loro ciascuno di noi possa porre al centro Cristo e poter riscoprire la bellezza della famiglia, dello stare in famiglia.